Le notizie 60 secondi, lite a Ischia tra un ventenne di Barano e quattro giovani isolani per colpa di un accendino. Il ragazzo ubriaco è stato arrestato per minaccia, resistenza, pubblico ufficiale e lesioni. A Casamicciola è stato proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente della Polizia Municipale in seguito alla nomina dello scorso 4 maggio che aveva suscitato più di qualche perplessità. Maxi operazioni della Guardia Costiera di Ischia in collaborazione con lo staff dell'area marina protetta Regno di Nettuno, recuperate circa 400 nasse non segnalate. Oggi pomeriggio a Villarbuso c'è stato il convegno organizzato dall'associazione PIDA sulla mobilità sostenibile, presenti anche le amministrazioni isolane. Proce ha denunciato per esercizio abusivo un 66enne titolare di una casa di vacanze mai autorizzata, ha denunciato anche un titolare di un centro scommesse dove sono stati trovati due quindicenni a puntare denaro. Oggi la visita del ministro della cultura Gennaro San Giuliano a Proce, il ministro ha visitato diversi luoghi come il complesso di Terra Murata. Delle cifre sono già state stanziate nel decreto Campi Flegrei, si sta valutando la possibilità di attribuire risorse aggiuntive che verranno quantificate nei prossimi giorni per gli interventi sulla parte pubblica, in particolar modo sulle scuole e sui carceri. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine del tavolo sul bradisismo che si è tenuto a Palazzo Chigi a Roma. Prossimo appuntamento domani alle 13:00.